Allarme tra il tardo pomeriggio e la prima serata di oggi tra via Borremans e via Paladini a causa di una fuga di gas. L'emergenza è scattata intorno alle 18, quando è stata segnalata la presenza di gas che, secondo quanto accertato finora, fuoriusciva a causa di un danno alla tubatura nel punto in cui la via Borremans svolta a destra su via Paladini. Nella zona ci sono anche dei lavori in corso. L'odore ha subito impregnato l'aria e sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco insieme alle pattuglie della Polizia Municipale, dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Per precauzione è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non si sono registrati malori o altre conseguenze ai cittadini. I vigili del fuoco, insieme al personale dell'ufficio tecnico arrivato insieme al sindaco Roberto Gambino, hanno cercato di capire il punto esatto della tubatura in cui si era verificata la fuoriuscita di gas e hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza la zona. Nel frattempo l'odore del gas è stato avvertito non solo tra via Borremans e via Paladini, ma anche in altre zone, tra cui via Le Trieste, la stessa via Mari e anche a ridosso del quartiere Santa Flavia. Inizialmente non era stata disposta l'evacuazione dei residenti della zona, ma successivamente sembra che qualche residente abbia dovuto lasciare la propria abitazione. Una scuola di musica che ha la sede in via Borremans ha precauzionalmente interrotto tutte le attività intorno alle 19. Le forze dell'ordine e la polizia municipale hanno provveduto a bloccare il traffico all'altezza degli incroci in cui via Paladini e via Borremans intersecano via Mico Valenti e via Michele Amari.